Virgola. Chi è? Carlo Paolo, ciao. 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 Benvenuti a bordo di Kaiser Boat Full Electric. Io sono Alberto Toffolo e dal 2014 con mio fratello abbiamo rilevato l'azienda di famiglia, cantiere alla Giudecca Toffolo con 110 anni di storia. Dal 2014 abbiamo cominciato a studiare tecnologie di propulsione ecosostenibile, testando diversi prodotti, installandoli con attività di retrofit, fino a trovare in Torquido il partner adatto e più affidabile. Per questo vi presento l'ingegner Gennaro Giliberti, che nel dettaglio vi spiegherà la tecnologia. Questa barca è equipaggiata con un sistema di blu da 50 kW con una batteria BMW i3 da 40 kWh. Questo sistema, diciamo, può essere comparato a un sistema di propulsione a benzina da 80 cavalli e a una batteria da poco, come dicevo, da 40 kWh, che gli permette a una velocità di 20 nodi di avere un'autonomia di 44 minuti ed un range di circa 36 km. In questo momento stiamo navigando a 7,7 km/h, diciamo velocità limite nel canal grande. Impieghiamo solamente 2,8 kW di potenza e abbiamo un'autonomia di 118 km e 11 ore. Sempre con un'autonomia di batteria dell'89%. Il sistema viene fornito completo dalla Torquido, non c'è bisogno di installare nessun componente terzo, a parte la batteria 12V. E il Torquido fornisce il sistema integrato partendo dal motore con il suo cuscinetto reggispinta e giunto elastico, la batteria, i cavi di collegamento, la centrale di controllo e la manetta e lo schermo. In questo caso a bordo è installato un caricabatterie veloce trifase da 22 kW. Questo ci permette di collegarci a una qualsiasi presa 380 e di caricare fino a 22 kW di potenza. In questo caso vuol dire che avendo una batteria da 40 kWh, avendo 22 kW disponibili alla colonnina, possiamo ricaricare completamente la batteria da 0 a 100 in 2 ore. E quindi tra i nostri partner vantiamo E-Concept, startup che ha progettato e realizzato la prima palina di ricarica IDOC. Questa è la pallina di dormeggio di ricarica inventata dalla startup veneziana E-Concept. Adesso ho portato qui la barca e con 10 minuti di ricarica mi permette di navigare più o meno un'ora, è quello che mi serve per partecipare alla regata.